Notte fonda per l'Aquila con i rossoblù battuti 2-1 a domicilio in rimonta da un Ponte Romano che al Gran Sasso a Concia conquista i primi punti esterni della sua stagione. In apertura sono proprio gli ospiti a farsi vedere in avanti, girata di Touré, Bozzi blocca a terra. L'Aquila risponde all'11esimo, la sblocca d'Ercole viene affossato in area, il direttore di gara Novelli di Vasto non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto va di Ruocco, destro chirurgico che spiazza Gava e porta in vantaggio i padroni di casa. L'Aquila insiste, al 18esimo ci prova con Simone su punizione, Gava una mano, alza in angolo, due minuti più tardi colpo di testa di Acosta che sfiora il palo alla destra di Gava. Nel recupero del primo tempo espulso per protesta il tecnico del Ponte Romano Walter Piccioni, mentre proprio all'ultima azione da segnalare un legno per l'Aquila, pennellata di Ruocco da calcio di punizione, inserimento di Brunetti che di testa scavalca Gava ma coglie in pieno la traversa. Nella ripresa a 7 minuti e il Ponte Romano pareggia, lancio dalle retrovie che pesca Touré, il 9 ospite fila tu per tu con Bozzi e Lobu con un tocco potente e preciso. Il Ponte Romano ci crede al 17esimo, la ribalta rasoiata in diagonale di Touré con Bozzi che si oppone in volo plastico. Il pallone rimane lì e il più veloce di tutti è Faenza che di testa mette in rete nonostante il tentativo dello stesso Bozzi di evitare la marcatura. L'Aquila di fronte a un Ponte Romano che non fa le barricate non riesce a creare veri pericoli per Gava almeno fino al 44esimo, quando l'invito di Tempestilli agevola il colpo di testa di Mantini che però non trova il bersaglio grosso. Finisce così, braccia al cielo in casa Ponte Romano, che esce tra gli applausi degli sportivi aquilani, mentre per i rossoblù teste basse e contestazione. Oggi praticamente non ha funzionato niente, perché la squadra è entrata in campo, mi sembra, un po' con superficialità, perché quando siamo andati in vantaggio su 1-0 abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico, molti passaggi, per cui la responsabilità ovviamente è mia, perché oggi è stata fatta una prestazione ma al di sotto delle nostre possibilità, non capisco il perché. Complimenti al Ponte Romano che ci ha creduto fino alla fine, che ha combattuto, ha lottato. Noi abbiamo avuto nel finale una reazione degna di una partita di calcio, però poi a livello di occasioni ne abbiamo avute poche. Il problema secondo me è che creiamo poco, oppure quelle poche occasioni che creiamo poi non le sfruttiamo. Male. Chiedo scusa ai tifosi e a tutti, perché oggi è stata una partita dove si era messa bene, tra virgolette, per noi, però poi è mancata personalità, è mancata voglia di racciuffare il risultato, è mancato tutto. Ma guarda, la vittoria è dei ragazzi, perché in campo vanno sempre i ragazzi. Io quello che posso fare è dargli delle indicazioni fino alla rifinitura del sabato mattina, ma dopo la domenica sono loro gli artefici di tutto. Io ho preparato la partita vedendo l'Aquila ad andarli ad aggredire, li abbiamo aggrediti dentro l'area di rigore senza paura, ho tenuto a tre attaccanti anche dopo il vantaggio, ho tolto l'attaccante a 10 minuti alla fine, ne ho messo un altro. Cioè, io penso che abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo sfruttato le difficoltà dell'Aquila, perché sapevamo che comunque era un periodo particolare per loro. È normale che dopo il vantaggio pensavo che fosse diventata dura, invece ho visto i ragazzi che comunque non hanno mollato di un centimetro, sono rientrati il secondo tempo più consapevoli di prima, perché anche loro nello spogliatoio dicevano che ce la potevamo fare, e credo che tranne gli ultimi 10 minuti finali, che onestamente ci siamo abbassati un pochettino, qualche mischia, qualcosa, portiere, il nostro portiere, grandi parate non ne ha fatte, quindi credo che il risultato sia meritato.